Può girare di qua, di qua, di qua. Grazie. È una tessera del 2012. E per forza, non me l'hanno data quella del 2013. Costerà cara, evidentemente. Claudia Costa. Signora, ma il passo successivo è iscriversi al Movimento 5 Stelle? No, no, io il populismo non ho. Ma il passo successivo sarà far parte della tensione. Questo sarà, perché non vedo proprio niente. Perché la sta... Ma c'è bisogno di chiedere, ma non vede che cosa siamo ridotti? Io ho 65 anni, posso venire qui a strepitare da ieri sera? Perché se votasse il popolo sarebbe una repubblica presidenziale. Una repubblica, è meglio che votino loro, che non rappresentano più nessuno, altro che i loro interessi. La Finocchiaro ieri sera all'uscita ha detto: chi sono questi signori? Bisogna farle sapere che questi signori sono coloro che le hanno consentito di entrare in Senato e restarci. Anche ma detto, sarà l'ultima anche detto, volta. Ci, vada, ci andiamo a parlare, c'era anch'io. E farci adesso ci andiamo. Poi magari ci andiamo non c'è a parlare. E perché non esce? E perché non esce? Siamo qua a disposizione. Adesso la base non l'ho sentita. La rimossa, la signora Claudia. Dove lei, signora? Di Roma? Di Roma. Cosa deve succedere nel PD perché lei rifaccia la tessera? Devono andare avanti i giovani, la vecchia generazione se ne deve andare, non ha più nulla da dare. Lei ha votato alle primarie? Sì, ho votato per Renzi perché in Bersani non ho mai vinto, mi dispiace, è una brava persona, intendiamoci. Io penso che sia una persona degnissima, ma non mi sembra che ha perso le elezioni e non è riuscito a fare il governo. Sono la dignità col Movimento 5 Stelle, ma che altro aspettiamo a mandarlo in pensione?